In questo video vi mostro i due pacchi dei miei due ordini Forever 21 che ho fatto la settimana scorsa. In realtà ne sto aspettando un terzo, però non è per me, ma l'ho fatto per conto di un'amica. E spero arrivi anche oggi, così domani le do tutto. Allora, ho già indossato qualcosina, quindi vediamo subito. Allora, ho preso questo paio di orecchini qui, che sono a forma di cuore, turchesi, e... aspettate, come ho fatto a levarli? Ecco, sono praticamente così. Hanno queste piccole venature, e poi questa è la chiusura che hanno. Sono davvero davvero carini e li ho pagati 3,90 euro. Vediamo che li rimetto. Ok, poi ho preso, e ve lo faccio vedere subito perché l'ho già indossato, un vestito di quelli lunghi. È praticamente così. Ora io non sono dotata, ma si vedeva. E comunque, aspettate che vi metto praticamente sotto a terra, venite con me. Ok, allora leviamo le ciabatte. E vedete, mi arriva praticamente, vediamo se riesco ad abbassare questo coso, si dovrebbe vedere più o meno dove mi arriva il vestito. Comunque è la lunghezza perfetta. Questo ovviamente è una S perché io sono proprio magra e l'ho pagato 23,80 euro. Quindi, dopo avervi fatto vedere l'altezza, vi faccio vedere il vestito. E vedete, è così sui toni del viola, del turchese, rosso, bianco, con tutti questi fiorellini qui. Molto carino, molto molto carino. E che cosa vi posso far vedere in più di questo vestito? Ha praticamente il solito taglio qui che hanno in genere questi vestiti qui, e è la stessa identica cosa ce l'ha praticamente alla fine. Quindi qui ha un'altra cucitura. E niente, questo è lo scollo così a V. E vi faccio vedere dietro. Ah, prima di tutto le spalline regolabili. E poi ha questa fascia qui elastica, che prende, quindi che fascia molto bene la schiena. E niente, quindi questo è il vestito. Questi orecchini li ho presi proprio per il vestito. Poi nell'altro ordine avevo preso due di queste praticamente di questi lacci per capelli a mo' di frontino, no, di cerchietto. In italiano si dice cerchietto. E uno è questo colore qui e l'altro è quello marrone che ho già indosso. Questi li ho pagati 2,50 euro. Poi ho preso questo ciondolo che ho già indosso, e purtroppo qua sono scontenta perché non era quello che avevo visto io. Praticamente avevo visto una chiave con poi un cuoricino e pensavo fosse una chiave grande, tutta felicissima io, con tutti i brillantini, e invece è davvero piccolissima. Io pensavo fosse una di quelle chiavi grandi, così lunga, invece no, è proprio una collana che arriva alla solita altezza qui. E vabbè, pazienza, non mi ricordo quanto l'ho pagata. Poi ve lo scrivo, ecco, addrizziamo, poi ve lo scrivo.
E poi ho preso un altro ciondolo, non l'avevo ancora aperto. Pagato. Ah, allora sì, la collana 3,80 euro. Poi quest'altro ciondolo qui, pagato 3,80 euro anch'esso, e anch'esso mi sa che è piccolino, nel senso la collana è piccola, è così, ed è praticamente un ombrello con tutti i brillantini colorati. Questo mi piaceva tanto, sapevo che era piccolo e sapevo che aveva più o meno, ecco, dov'è questo ombrello? Ah, no, scherzavo. Praticamente ha la stessa lunghezza della chiave, vedete? Solo che qui la catenina è dorata. Però mi piaceva tanto l'idea di un ciondolo a forma di ombrello, non lo so come mai. E poi ho preso un set di orecchini, che sono questi qui. Che carini, erano girati, me li ero già dimenticati. Sono questi qua. Allora, questi orecchini qui, questi orecchini qui dorati, color fragola, corallo. Così le roselline, sempre color corallo, e poi i classici brillantini, punto luce, dorati con però poi la pietruzza, semplice, normale. Questi in tutto li ho pagati 3,90 euro. E sono carini, bellini. Mi piacevano tanto questi due, sia le roselline che questi qui. Questo è l'orecchino indossato. E niente, questi sono stati i miei due ordini Forever 21. Come al solito, le spese di spedizione sono 6 euro. Ci mettono, ah, arrivano tramite Corriere Bartolini, perché in realtà il Corriere inglese, è la DPD, che in Italia, spedisce tramite Bartolini. Il pacco arriva come sempre in una settimana precisa, almeno a me sono già, penso, 4 ordini all'incirca che ho fatto sempre in una settimana, 7 giorni lavorativi. Velocissimi, c'è il codice tracking, potete controllare dove è il pacco. Vi faccio vedere anche un altro vestito che avevo preso l'altra volta, insieme ad una mia amica, in un ordine fatto insieme ad una mia amica, sempre la stessa, Ilaria, che saluto. Questo non è stirato, è un vestito elegante, non ve lo faccio, non lo indosso perché anche indossato è uno schifo perché è tutto stropicciato. Non ho ancora avuto modo di lavarlo e farlo stirare, quindi ve lo faccio vedere solo così un attimo. Allora, il vestito è questo qui, così fatto in tulle quasi semitrasparente. Poi, ovviamente, qui non è trasparente, ma è fatto così. E poi la stessa identica cosa dietro, qui è trasparente, ha questo buchetto alla zip sotto qui. E niente, questo rosa un po' antico, un po' cipriato, anzi un po' più scuro, con il suo bottoncino di ricambio. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, anzi no, c'è scritto. Vabbè, io l'ho preso in saldo, costava 34,80 euro, ma l'ho pagato davvero una fesseria, vi dico, forse un qualcosina in più di 10 euro. Ed è davvero bello, elegante, magari per una cerimonia, anche se io non ci vado mai. Comunque arriva un po' su al ginocchio, non è per niente corto ed è davvero davvero carino. Questo qui. E poi vi voglio far vedere le due borse di Pinky che ho acquistato un paio di settimane fa, e non vi ho mostrato ancora in nessun video, siccome tante ragazze le vorrebbero acquistare e vorrebbero vedere la misura delle borse, ve le faccio vedere. Allora, le borse sono queste qui.
Sono così, sono davvero grandi. Hanno questa chiusura qui, i manici molto grandi. Hanno praticamente quasi apre così. Sono un po' difficili da farvi vedere. Così. E poi hanno praticamente qui due tasche, una per il cellulare, una per il portachiavi, non so, per il portamonete. E poi praticamente qua dietro all'interno c'è la solita zip dove inserire le vostre cosine. Ve la faccio vedere indossata. Io l'ho presa sia color cammello che blu. Questa è quella blu. E vedete, sono davvero grandi. Ecco, spero mi abbasso, spero si riesca a vedere. Sono davvero grandi. Io mi sono portata questa blu a Roma e ci entra di tutto. Praticamente era una mini valigia. Però sono davvero comode, io con tutto che erano stra piene, non ho avuto problemi di dolore di spalle, perché il peso viene bilanciato abbastanza bene. L'unica cosa, questa chiusura qui, che si deve prima aprire qui, poi staccare queste due cosine e poi aprire, la chiusura a calamita che c'è. È un po' scocciante se si va di fretta per negozi, pagare, c'è fila, bla bla. Quindi molto spesso io aprivo qui e rinfilavo poi questa cosina così. Ecco, non è facilissimo da farvelo vedere. E niente, queste costano 24 euro. €99, ma io le ho pagate diciamo, ho avuto il 30% di sconto sull'ordine che feci quel giorno, quindi alla fine le ho pagate 17 euro. Le ho pagate davvero pochissimo, al di sotto dei 20 euro. E questo è tutto. Spero di esservi stata utile. E i vestiti che stanno su Forever 21, questi qui lunghissimi, sono davvero davvero belli. Non so perché oggi dico davvero davvero, davvero davvero belli. E chiudo perché mi sto grattando l'occhio. Mi devo andare a lavare le mani. Ci vediamo al prossimo video.